happens. Allora direi che possiamo iniziare e intanto grazie per essere presenti qui questa sera, questo pomeriggio. È una bella soddisfazione essere qui allo Stabat Mater per presentare il volume di cui vedete l'invito alle nostre spalle. Per questo dobbiamo ringraziare Piero Bellettini, Anna Manfron e tutta la struttura e tutto il personale dell'Archiginnasio che ci hanno supportato in questa occasione, come d'altra parte noi sappiamo fanno molto spesso e molto generosamente. Il motivo per cui siamo qui è appunto la presentazione di un libro che non esce editorialmente a livello singolo, ma fa parte in un qualche modo di un percorso che vorrei riassumervi abbastanza brevemente. È un volume a più mani, a tante mani, che abbiamo curato io, che sono Fabrizio Lollini, dell'Università di Bologna, dove insegno storia dell'arte medievale, storia della miniatura e alimentazioni e arti visive, e Michele Grasso, che lavora al gabinetto disegni e stampe degli Uffizi di Firenze attraverso il progetto EUPLOS. La genesi è un po' lunga e non voglio perdere tempo, anche perché ci sono delle persone molto più qualificate di me che diranno delle cose molto più intelligenti. Però diciamo che ormai molti anni fa Massimo Montanari, che è stato il capofila in Italia e probabilmente anche in Europa del recupero della storia dell'alimentazione come storia culturale, ha organizzato un corso post laurea, un master in storia e cultura dell'alimentazione per la nostra università, per l'Università di Bologna. Io ho iniziato a collaborare a questo master e progressivamente mi sono avvicinato a una serie di tematiche che, essendo io uno storico dell'arte, ho ovviamente declinato nella mia specificità di oggetto e di metodo. Qualche anno fa, nel 2012, abbiamo pensato di concretizzare una serie di spunti che erano emersi nelle ricerche di tanti colleghi, e con l'aiuto economico e scientifico di Sylvie Davidson, che all'epoca era la direttrice della sede di Bologna di una università americana che ha un office appunto nella nostra città, il Dickinson College, di organizzare un convegno che mettemmo insieme io, lei, Gino Ruozzi del Dipartimento di Italianistica della nostra università e Cristina Bragaglia del Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia, sempre dell'Università di Bologna, e che intitolammo Le arti e il cibo, modalità ed esempi di un rapporto. Il convegno fu, credo, molto felice. Dopo un po' di tempo, anche per, come dire, una triste ricerca di fondi per la pubblicazione, nel 2014 sono usciti gli atti di questo convegno, che curammo appunto io e Sylvie Davidson, e che sono tra l'altro nel banchetto dell'editore dell'epoca, che è anche l'editore di questo secondo volume, che è la Bologna University Press, BUP, alla fine del 2014.
Io ho pensato nuovamente nel 2016 riproporre lo stesso formato, ovviamente con altri contenuti. Appunto, alla fine di gennaio dello scorso anno c'è stata questa seconda edizione del convegno che si chiamava appunto Le arti e il cibo, modalità ed esempi di un rapporto encore, che per chi non lo sapesse in francese vuol dire bis sostanzialmente, che è una notazione un po' snob che qualcuno mi ha rimproverato, ma credo ci possa stare. E questa volta siamo stati più bravi, grazie devo dire soprattutto a Michele e grazie al supporto di BUP, e questo convegno si è tradotto appunto in un volume. Il convegno si tenne l'anno scorso, il 25 e il 26 gennaio, aveva il patrocinio scientifico e il sostegno del mio dipartimento, il Dipartimento delle Arti dell'Università di Bologna, del Dipartimento di Sociologia e di Diritto dell'Economia e del Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica, perché nel comitato scientifico di nuovo eravamo io, Cristina Bragaglia e Gino Ruozzi, e abbiamo avuto tre sessioni molto ricche dedicate ad aspetti che poi i nostri relatori oggi illustreranno. Abbiamo avuto all'epoca il patrocinio della Regione, del Comune di Bologna, dei quartieri Santo Stefano e San Vitale, della nostra scuola di lettere e beni culturali, di nuovo del Dickinson College e anche, e questo tengo molto a dirlo, di Slow Food per quanto riguarda la sede di Bologna. E al convegno ha collaborato anche un locale di Bologna che, come dire, essendo una questione legata al cibo, sembrava opportuno coinvolgere, che è La Svolta in via Nosadella. Questo convegno che appunto abbiamo organizzato io e Michele con la collaborazione di Luca Capriotti e di Daniele Ognibene si traduce appunto oggi nei relativi atti. Una piccola nota di servizio: nel volume, che è ovviamente come anche il primo sul banchetto qui all'entrata, mancano, e sono devo dire assenze abbastanza dolorose, tre testi di cui do conto molto velocemente. Per motivi personali ed impegni didattici e accademici non abbiamo ricevuto i contributi di Raffaele Mellace, che parlò della Tafelmusik e quindi della musica di accompagnamento alla desinare, al banchetto nel 600, nel 700, di Silvia Grandi, che parlò di alcune performance alimentari che si sono tenute nel 2015 in occasione di Expo, e di Gerardo Guccini, che tenne una relazione che io trovai assolutamente straordinaria su Il servo di Don Giovanni, e cioè Leporello. Queste tre assenze, Mellace dell'Università di Genova, Guccini e Grandi della nostra università, spero che possano essere colmate prossimamente nel caso fossimo così matti da tentare una terza edizione del convegno in una forma analoga a questa o ad altre. Lo scopo di questi convegni, sia del primo che del secondo, era molto semplicemente questo. Ci sono delle persone che si occupano seriamente e con una metodologia rigorosa da storici di storia dell'alimentazione, e qui abbiamo appunto il protagonista di questo trend di studio, cioè Massimo Montanari, che insegna appunto nella nostra università al Dipartimento di Storia, Cultura e Civiltà, come fatto culturale il cibo viene toccato anche dalle manifestazioni di quella che è la cultura artistica in senso lato, artistica letteraria, artistica musicale, artistica visiva, artistica performativa, e fino ai giorni nostri, in cui anche nei nuovi media il discorso di quello che oggi con un termine orrendo si chiama food, che in inglese ha una sua dignità, in italiano dà un po' fastidio, diventa sempre più importante. Quello che manca, a mio modo di vedere, ma questo lo diranno anche i nostri relatori, è un po'
come dire, un substrato culturale, nel senso che alla sovraesposizione mediale di queste tematiche non corrisponde o non corrisponde sempre uno scavo che invece si può operare, come i nostri autori appunto hanno operato, e come nella prima edizione io ho chiesto operassero con i loro strumenti. Cioè io non ho chiesto ai miei colleghi storici dell'arte o agli storici della musica o a Giacomo, che ha partecipato come autore al primo volume, di fare gli alimentaristi, di fare gli storici dell'alimentazione, cosa che noi non siamo, ma di flettere in un qualche modo i loro interessi ai fini di supportare quello che è un discorso culturale sul cibo, ciascuno con appunto i propri strumenti, i propri metodi e i propri oggetti di indagine. Proprio per questo abbiamo chiamato a parlare oggi Alberto Bertoni, della nostra università, del Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica, italianista che credo non abbia bisogno di presentazioni, Giacomo Manzoli, che è docente di storia del cinema nel mio dipartimento, e loro, assieme a Michele Grasso, daranno conto un po' di quello che è il contenuto dal loro punto di vista del volume. A precedere tutto, mi sembrava opportuno, anche data la genesi, la storia, diciamo, di questi due volumi, soprattutto di questo che presentiamo oggi, mi sembrava giusto che fosse Massimo Montanari, a cui do la parola, appunto, di introdurre la questione nel modo leggero e profondo, allo stesso tempo, che tutti noi conosciamo. Buonasera, l'incarico non è dei più semplici, siamo in tanti come vedete a parlare, il tempo non è molto, quindi io devo in tempi rapidissimi essere leggero e profondo, non annoiare ma farvi pensare, cioè, ci provo. Io partendo dal fatto che io non mi stanco mai di ripetere che quando si parla di cibo si parla di un oggetto che ha una sostanza profondamente culturale. Cibo vuol dire sapere scegliere le risorse, saperle produrre, saperle trasformare, e tutto questo richiede uno spessore culturale che le società umane hanno messo in campo da tempi molto lontani, per arrivare al momento finale del consumo, dove entrano in campo rituali, rappresentazioni, estetiche, modi di rapportarsi non solo col cibo ma anche con gli altri che condividono con noi il cibo, cioè tutto un insieme di gesti, che vuol dire poi idee, che hanno a che fare, ripeto, con tutta una filiera lunghissima che parte con le risorse, la loro trasformazione, la cucina, il consumo degli alimenti. E lo spessore culturale di tutto questo percorso è formidabile e ha dalla sua anche un altro punto di vantaggio straordinario, cioè il cibo, essendo un elemento così centrale nella nostra esperienza di vita, quindi nella storia degli uomini, perché senza il cibo non c'è vita, l'uomo è in quanto mangia, esiste in quanto mangia, senza tornare a Feuerbach, che pure una ragione ce l'aveva e ce l'ha, ed essendo così forte la sovrapposizione fra l'idea e la pratica del cibo, l'idea e la pratica della vita, è evidente che attorno al cibo si aggrega tutto quello che l'uomo fa, ivi comprese le espressioni artistiche, dopo aver attraversato l'economia, la politica, la religione, la filosofia, cioè tutto ciò che ha a che fare con la vita dell'uomo dal punto di vista materiale, dal punto di vista intellettuale, incrocia il tema del cibo. Quindi c'è uno spessore straordinario che è utile
allo storico per fare una storia dell'alimentazione che non è solamente storia di ciò che si mangia, ma è storia di ciò che si pensa, storia dei valori, storia dei rapporti sociali, storia dei rapporti di produzione, storia politica, storia artistica. Cioè, il bello di occuparsi di cibo è uno dei motivi, forse il fondamentale, per cui gente come me che si occupa di questi temi ormai da 40 anni non si è ancora annoiato, è che da lì puoi veramente vedere un sacco di cose, tutte molto interessanti, che si intrecciano col tema alimentare nelle maniere più ovvie, ma a volte più impensate. Un tema come quello delle arti e i suoi intrecci con il tema alimentare, che è l'argomento di questo volume, del precedente volume e anche di tante altre iniziative convegnistiche e editoriali che si sono moltiplicate negli ultimi anni, mostra un intreccio altrettanto interessante. Se non che uno potrebbe chiedersi che senso ha parlare delle arti e il cibo. E questo è che ci mette un po' in difficoltà, no? Il cibo e le arti. E la domanda, stiamo facendo delle chiacchiere, no? Ecco, allora, la prima chiacchiera che uno potrebbe fare di fronte a un titolo del genere, che va benissimo, è: ma il cibo non è esso stesso una forma d'arte? Non arte in una dimensione pomposa, inaccessibile, estranea al mondo della quotidianità, ma arte nel senso che tutto ciò che dicevo prima, e cioè la cultura del cibo, in qualche modo è anche un'arte, perché sapere riconoscere le piante, sapere selezionare gli animali, sapere comporre questi ingredienti in delle ricette, trasformarle, presentarle, consumarle insieme, in fondo anche questa è un'arte. E quindi tutto ciò che diceva prima l'amico Fabrizio sul fatto che qui ci sono arti di tanti generi diversi, arti performative, arti plastiche, dall'architettura al cinema, al teatro, all'arte visiva, alla scultura, all'architettura. Tutto ciò ha un rapporto col cibo, evidentemente, perché tutto ha un rapporto col cibo, ma tutto ciò si ritrova anche nel cibo. Il cibo ha come suo specifico il fatto di essere consumato. Uno dei motivi per cui a me, a differenza che a Fabrizio, non dispiace la parola food, lo confesso, è che food ha nella sua radice etimologica l'idea del mangiare. E se uno si chiede che cos'è il cibo è una cosa che si mangia, è tante cose, però il suo specifico è che si mangia, e food deriva da feed, che vuol dire nutrire, mettere dentro il corpo, ed è lì che poi nasce la particolarità di parlare di cibo rispetto a parlare di ogni altra cosa, perché il cibo è quella cosa che ci entra dentro e ci modifica nel momento in cui la consumiamo. Allora, lasciamo stare il food, però a me piace un pochino, scusami Fabrizio, ma poi il mondo è bello perché è vario, poi con Fabrizio lavoriamo insieme da tanti anni. Il cibo è quella cosa che si mangia e quindi scompare nel momento in cui si consuma, no? Il cibo è performativo per definizione, la cucina è un'arte performativa, non solo la tavola è un momento artistico, ma il cibo è un momento artistico, però si consuma nel momento in cui si... Non è come vedere un quadro, che lo guardiamo, poi torniamo domani e lo riguardiamo, o come vedere un bel palazzo, lo guardiamo e domani ritorniamo e lo riguardiamo. Ecco, il cibo lo mangiamo, torniamo domani e non c'è più. E quindi questo apparenta il gesto di mangiare, quindi l'arte del cibo, l'arte di preparare e consumare il cibo, ha tipologie artistiche che hanno a che fare piuttosto con
il teatro, con la danza, con la musica, cioè le arti performative, appunto. Anche se ci sono nell'esperienza del cibo alcuni punti, alcuni momenti che l'apparentano anche all'altro tipo di arte, perché per esempio se pensiamo alla pasticceria, no? Alle architetture che ornano la tavola, a tutto ciò che fa da contorno al consumo del cibo, lì troviamo cose che si guardano, che si possono riguardare, troviamo arte, architettura, arte, scultura, no? Le sculture di zucchero erano un must nelle tavole rinascimentali, nelle tavole barocche. Ecco, allora voglio dire semplicemente questo, c'è una dimensione artistica nel cibo che rende molto semplice istituire dei rapporti fra il cibo e, aggiungerei a questo punto, le altre arti, non il cibo e le arti, il cibo e le altre arti, dando anche al cibo una dimensione artistica che può esserci, può non esserci, ma comunque c'è, può essere arte buona, arte cattiva. L'arte non è necessariamente buona, non è come il cibo non è necessariamente buono, può essere anche cattivo, ma è sempre cibo. Allora, ritrovare questi rapporti, queste connessioni col teatro, con la danza di cui si parla qui, con la musica. Io per esempio in passato mi sono occupato molto dei rapporti fra musica e cucina, lì i nessi sono evidenti, sono espressioni in cui ci troviamo davanti a una partitura che è la ricetta, ma poi senza l'esecutore questa partitura è muta, non funziona, non c'è, non esiste. Io posso leggere La scienza in cucina di Pellegrino Artusi, ma è come se leggessi la partitura della nona di Beethoven. Se non c'è un'orchestra che me la suona o una brigata di cucina che mi fa quel piatto, la ricetta e la partitura non suonano, non gustano. Ecco, questo è un esempio delle centinaia che si potrebbero fare, delle connessioni che ci sono fra il gesto di preparare e di consumare il cibo e il gesto di preparare le altre manifestazioni artistiche da cui siamo fortunatamente circondati. E per chiudere questa piccolissima riflessione introduttiva, poi chissà, magari faremo un lungo dibattito alla fine, vorrei dire, ma allora se il cibo ha questo spessore così fortemente culturale e in qualche modo anche uno spessore così fortemente artistico, come si distingue dalle altre arti? Ecco, io penso che, questa è una mia idea un po' eretica se volete, cioè oggi è molto di moda, soprattutto da parte dei grandi chef, di cercare queste sinergie, queste anzi sinestesie fra il cibo e il resto, quindi non solo preparare il cibo e consumarlo, ma fare tutto ciò facendo altro, guardando immagini, ascoltando suoni, recuperando in maniera moderna un po' quello che proponevano di fare i futuristi, la cucina futurista degli anni 30 era esattamente questo. Mangiare sollecitando tutti i sensi, quindi non solo il gusto, ma anche la vista, l'udito, il tatto. E in effetti noi sappiamo che più sensi entrano in campo e più l'emozione della performance è memorabile e si ricorda meglio. Però io credo che vada tenuta a un certo punto la barra ferma su quello che prima definivo lo specifico del food, e uso questa parola volutamente, che è quello di essere consumato, mangiato. Cioè è vero che il gusto non è un senso separato dagli altri e che se io mangio una cosa guardando, ascoltando, toccando, l'emozione è diversa e quindi è giusto che sia così. Però lo specifico del cibo è il gusto, c'è poco da fare. Io posso sposarlo e accostarlo a qualsiasi cosa.
però penso che l'ideale, forse utopistico, sarebbe quello di recuperare la dimensione artistica del cibo in se stesso, cioè all'interno del gusto, all'interno del sapore. Non voglio dire esperienze estreme come quelle di mangiare al buio. Ci sono anche questi esperimenti oggi che si fanno, no? Mangiare al buio senza vedere nulla altro, senza sentire nulla altro di ciò che hai in bocca. Poi è chiaro che l'olfatto come minimo entra in gioco, ma anche il tatto entra in gioco, perché il cibo lo devi sentire, lo devi toccare. Quindi io vi confesso, è un pensiero che non ho molto chiaro. Da un lato mi rendo conto che mettere insieme tutti i sensi non è solo utile, ma è necessario, perché i sensi lavorano insieme. E questo lo hanno sempre saputo gli uomini, dai banchetti rinascimentali che mescolavano musica, teatro, arte visuale, spettacoli. Nello stesso tempo ho un po' questa idea un po' confusa che mi fa pensare il contrario, e cioè che mangiare facendo tante altre cose ci distoglie un po' dal sapore del cibo. Allora, in un certo senso, vagheggio anche quest'idea di un rapporto più semplice, più essenziale con il cibo che ingeriamo. E vi dico queste cose non perché io abbia una soluzione, non è che alla fine dirò è giusto questo, è sbagliato quell'altro, ma solo per farvi capire che chi fa un po' ricerca, chi riflette sulle cose, qui stiamo parlando di cibo, stiamo parlando di arte, inevitabilmente si scontra con questi problemi che potrebbero essere definite stupidità filosofiche o pensieri che lasciano il tempo che trovano, però secondo me sono importanti, perché poi alla fine si interagisce anche con il mondo professionale. Quando arriva il grande cuoco che ti dice organizziamo un evento in cui c'è uno che suona, l'altro che è qui, io che poi ti preparo il piatto con i colori, eccetera, come si reagisce? Io vi dico la verità, non lo so. Da un certo punto di vista mi attrae, mi affascina, dall'altro mi spaventa. E quindi, siccome lo scopo di chi riflette è non di dare pillole di certezza, ma di seminare il dubbio, io su questo mi fermo. Allora, grazie, grazie a Massimo. E, io adesso farei intervenire Alberto Bertoni e ricordo solo, prima di lasciargli la parola, che nel volume ci sono due testi, diciamo, specificamente letterari, che riguardano ambiti cronologici e stilistici molto, molto diversi. Sì, grazie a Fabrizio Lollini dell'invito. Confesso di essere un mangiatore, quindi il peccato di gola è qualcosa che mi appartiene. Vengo da un appello con 120 studenti, quindi mi scuso preliminarmente con voi se non riuscirò a vestire i panni dell'accademico anche stasera, che forse vi aspettate in base al mio lavoro. E allora la risolverei in questo modo, rimanendo anch'io in tempi molto limitati e quindi seguendo l'ottimo esempio di Massimo Montanari e cercando anch'io di essere minimamente leggero. Beh, intanto è chiaro che il rapporto tra il cibo e la letteratura è un rapporto carnale, fisico, immediato. Entrambi passano, entrano, qualche volta escono dalla bocca, entrambi si rifanno assolutamente a questo predicato comune del gusto, entrambi legano una dimensione esterna molto organizzata, molto culturale, lo ha detto benissimo Massimo Montanari, con una dimensione interna, forse molto più magmatica, molto più inquietante, molto più onirica. Entrambi, le parole, le scritture, i grandi libri come Gli ottimi cibi,
entrano nei nostri precordi, entrano nelle nostre profondità. Poi posso concentrarmi, certo, sugli interventi letterari presenti all'interno di questo bel libro delle arti e il cibo, che è proprio un volume che si legge, uno dei pochi volumi critici, filosofici, diciamo, meta-artistici, che si leggono col piacere con cui si leggono i testi creativi, e quindi ve lo consiglio assolutamente, perché è davvero una specie di manicaretto di prodotto culinario perfettamente equilibrato nei suoi ingredienti e nel suo processo di cottura. In realtà gli interventi letterari sono più di due. C'è la pagina molto stringata ma anche molto efficace di Gianmario Anselmi, che con Gino Ruozzi anni fa aveva curato proprio un volume di interventi letterari dedicati ai singoli piatti, a molti ingredienti, insomma era già un'idea usata da Anselmi e da Ruozzi, il quale fa vedere la lunga durata della questione letteraria del cibo. In fondo, dal Genesi della Bibbia, il peccato originale è il peccato dell'aver mangiato una mela che non si poteva mangiare, con tutte le metafore che questo atto poi porta con sé. Ma naturalmente, scendendo per gli rami, pensate all'ultima cena di Cristo, pensiamo al simposio di Platone, pensiamo al convivio di Dante, pensiamo appunto ai banchetti rinascimentali e prima al satiricon di Petronio. La satura, che è un genere poi così importante anche per la nostra contemporaneità, è una metafora gastronomica, è la satura lanx, è il piatto pieno di tutta una serie di ingredienti. E come mi piace spesso dire ai miei studenti, pensiamo a una paella venuta male per pensare a una satira in cui gli ingredienti fanno a pugni e sono molto efficaci nel procurarci anche dolore, nel procurarci in qualche modo sofferenza. E poi c'è il bel contributo della mia amica Cristina Bragaglia, che sta sempre al confine fra cinema, letteratura, in questo caso si occupa delle figure del cibo nelle riviste femminili degli anni 70, anche quello è un pezzo in realtà di alta letteratura più che di critica, almeno io mi sono divertito molto, molto a leggerlo, perché ovviamente attraverso mia madre e mia nonna in quegli anni lì, che avevo 13-14 anni, leggevo anche le riviste femminili, e quindi ho trovato nelle pagine, nei paragrafi di Cristina una dimensione anche molto familiare. Poi c'è il bellissimo pezzo di Giuseppe Ledda sul cibo in Dante, sull'atto del mangiare in Dante, dal fiero pasto di Ugolino appunto al peccato di gola, di cui io stesso all'inizio di questo intervento mi sono dichiarato colpevole. E poi ho trovato, in questo modo anche più vicino a quella che è la mia cultura, la mia specializzazione di contemporaneista, come si dice con una brutta parola, come sono brutte le parole a volte dei ruoli accademici, ho amato molto il pezzo di Antonio Schiavulli, che è uno dei nostri migliori collaboratori, uno dei ricercatori più intelligenti, più acuti, anche nel cercarsi degli argomenti originali, che è uscito, chiamiamola metaforicamente, dalla nostra scuola del Dipartimento di Italianistica, che ha dedicato pagine molto, molto colte, ma anche lì molto divertenti, a Carlo Emilio Gadda, che era un fenomenale mangiatore. Segnalo che se voi leggete il giornale di guerra e di prigionia, che è uno dei più agghiaccianti documenti sulla Prima Guerra Mondiale prodotti da uno scrittore italiano, l'inizio del problema di Gadda nel giornale non è il problema di dove andrà al fronte o così, è che nel primo albergo dove lo mandano dalle parti della Val Camonica si mangia poco e male, e quindi lui si dispera. I primi appunti che prende dall'esperienza di guerra è: ma cosa dovrò mangiare, cosa mi toccherà di mangiare, non immaginando poi che sarebbe stato coinvolto in Caporetto, mandato prigioniero direttamente in Germania, e quindi di mangiare probabilmente per qualche anno non si sarebbe neanche più parlato. Dal pezzo di Schiavulli traggo proprio tre righe di Gadda che voglio leggervi, sono la descrizione nella cognizione del dolore della gorgonzola,
che non nomina, ma che descrive in un modo talmente straordinario e forte che non posso non leggervele. Una specie di Roquefort del Maradagal, ma un po' meno stagionato, grasso, piccante, fetente al punto da far vomitare un asteco, con ricche muffe d'un verde cupo nella ignominia delle crepe, saporitissimo da spalmare con il coltello sulla lingua ninfea e biasciarlo poi per dei quarti d'ora in una polta immonda, bevendoci dentro vin rosso, bevendoci dentro, notare, in restauro della parlantina adibita ai commerci e recupero saliva. Ecco, questo è il cibo nelle mani, nella penna di uno dei più straordinari scrittori del modernismo europeo e non solo italiano. Naturalmente, vado a concludere, ci sono poi delle storie, diciamo così, incarnate del cibo, se si porta la letteratura dentro la vita, come io poi ho cercato sempre di fare nella mia piccola esperienza. La prima annotazione è che dopo il decennio, diciamo, fine anni 70, ma soprattutto anni 80, degli stilisti, che poi erano semplicemente dei sarti, dopo il decennio successivo che con i trionfi europei del Milan di Arrigo Sacchi, lo dico con malcelato orrore di interista, i maître à penser sono diventati gli allenatori di calcio, il nostro tempo è il tempo in cui i maître à penser sono gli chef, o meglio i cuochi. E mi pare di aver trovato in qualche articolo, ma non di una rivista femminile, bensì di un giornale anche un po' superciglioso, la parola Weltanschauung, a proposito appunto della visione del mondo di Cracco opposta a quella di qualcun altro, di Cannavacciuolo o giù di lì. Io per di più sono modenese, quindi subisco già da qualche anno quell'autentico mito che è diventato il mio concittadino, Massimo Bottura, numero uno al mondo. Ci ho mangiato alcune volte nel suo ristorante, solo una pagando io, perché naturalmente con lo stipendio universitario non me lo potrei permettere. Ho mangiato molto bene, naturalmente, un'esperienza anche dello spirito, sono totalmente d'accordo con quello che ha detto Massimo Montanari. La dimensione della sorpresa scherzosa è che un certo pomeriggio, di forse un anno fa, qualche mese fa, girando un angolo a Modena, mi sono imbattuto, e ho creduto di aver bevuto troppo, in Robert De Niro, il quale, come una rezz'ora della spesa del mercato di via Albinelli, aveva due borse di plastica che la gente si fermava a guardarlo, lui molto, molto tranquillo, molto così, che erano letteralmente piene di formaggio parmigiano reggiano modenese, rosola 36 mesi, quello di Bottura, aceto balsamico e tortellini, quelli proprio grandi, un mignolino. Ecco, lì ho pensato che davvero questo ruolo di maître à penser, di maestro di pensiero che Bottura aveva acquisito, era ormai incarnato. Allora voglio concludere tenendo questa dimensione di leggerezza e leggendovi un mio pezzo creativo, un mio pezzo diciamo tra virgolette da scrittore, che riguarda molto il cibo. Io sono un mangiatore, lo dimostra la mia stazza, poi sono a dieta da qualche anno, quindi non sono più un mangiatore come il mio potenziale di desiderio mi permetterebbe di essere, ma ho un'idiosincrasia radicale, e cioè odio l'olio d'oliva, al punto che ho scritto una paginetta su questo mio odio. D'altronde ho tutti nell'albero genealogico dei Sighinolfi, dei Silvestri, dei Galli, io mi chiamo Bertoni, quindi è la metatesi di Bretoni, e quindi tutto quello che si può avere di celtico nel mio DNA ce l'ho, e quindi forse qualche ragione che viene da molto lontano per questo odio per l'olio d'oliva ce l'ho al di là della mia volontà. Ma insomma, ho scritto questo pezzettino che vi leggo e col quale mi congedo, sperando di dare un tocco di leggerezza
a questa dimensione del rapporto fra il cibo e la letteratura, che invece, come ho cercato di dire, anche se in modo precario e troppo contratto ed ellittico, esiste, è vera, oltretutto pensando che la ottima letteratura, la miglior letteratura del secondo Novecento e anche di questo volgere di anni del secolo nuovo è una letteratura che mette in primo piano il corpo e la cultura del corpo. È vero che uno dei lasciti del Novecento più tardo è il protagonismo del lettore anche rispetto all'autore e all'autrice, dove, come dice benissimo Calvino in quel capolavoro finale che è Se una notte d'inverno un viaggiatore, il lettore e la lettrice sono due persone in carne e ossa. La lettura non è un atto astratto, ma è un atto concreto, per cui il gusto, per cui il tatto, per cui io non diventerò mai un lettore elettronico vero, ma rimarrò un lettore della stampa, dei libri, perché per me il tatto è anche l'odorato attraverso il quale un tempo riconoscevo un editore dall'altro, a seconda dell'inchiostro che usavano nei libri appena stampati. Sono cose alle quali io, proprio perché leggo con tutto il corpo, non posso rinunciare. Ma adesso vi leggo questo pezzetto in prosa, non è una poesia, che riguarda anche una dimensione freudiana, perché c'entra naturalmente anche quello col rapporto fra il cibo e la scrittura. Non proprio un ricordo qualunque di infanzia, ma il ricordo primo e primario, quello da dichiarare subito allo psicanalista, dovessi intraprendere mai un'analisi freudiana, troppo cara, troppo lunga, troppo infida. Tutt'altro che immobile, sono sul seggiolone della casa dove ho abitato per mezzo secolo e più. Avrò forse 2 anni, al massimo 3. Inverno e luce bassissima, come sanno essere fioche solo le luci negli appartamenti piccolo borghesi dei tardi anni 50. Voltaggio a 125 come una cilindrata scarsa. Sono affamato, addirittura famelico, all'ora giusta della cena, ogni sera fra le 8 e le 8 e mezzo. Alla faccia dei dietologi, l'unico pasto da affrontare a tutta. Augusta Galli, mia nonna e cuoca in assoluto preferita, nonostante i decenni di ristoranti talvolta stellati che ho frequentato dopo, mi piazza davanti il piatto di un'appetitosa e fumante minestra, quadretti in brodo con un uovo sbattuto dentro e un fegatino di pollo tagliato a pezzetti. Sto per avventarmi, il cucchiaio impugnato a mo' di clava. Nessuno purtroppo è stato abbastanza severo con me da impartirmi una vera educazione formale, tanto meno a tavola, aiutato nel gesto impetuoso da qualche altro familiare alle spalle. La nonna si avvicina dal lato opposto, tiene in mano una lattina verde e riempie un altro cucchiaio d'un liquido denso e giallastro, l'olio Sasso, prodotto fin dal fine 800 dalla famiglia dei fratelli Novaro, due discreti poeti liguri. Ma in quella sede, a quell'età, di storia e geografia degli oleifici non so niente, né di poesia naturalmente, e così vengo preso alla gola da una disperazione forte, amplificata dal senso di precipizio e di disillusione prodotto da un piacere prima assaporato e poi cancellato, anzi trasformato nel suo contrario. L'olio d'oliva mi provoca subito, per una rara congiunzione di vista, gusto, olfatto, non parliamo poi del tatto, l'impeto del vomito, in modenese al gomit, in virtù di un fenomeno quantomeno raro nelle lingue indoeuropee di trasformazione della consonante fricativa labiodentale sonora V nella consonante esplosiva velare sonora G. Lo consente solo il passaggio per una H aspiratissima, a lungo strascicata nel palato. Allora non sapevo niente neanche di questo, ma quell'impeto di gomito istintivo è ancora nitidissimo nella mia mente e soprattutto nella mia bocca, e mi ricordo di aver reagito allo scempio nell'unico modo suggerito dal mio tema natale di Ariete con ascendente Sagittario: testata alla mano della nonna, cucchiaio reso inoffensivo e salvataggio sulla linea di porta del piacere profumato, denso, carnale di quella minestra. La nonna, uno spirito cinico e libero, essendo sopravvissuta a 2 guerre mondiali, atteggia il viso in una smorfia che vorrebbe essere un sorriso e dice, facendo spallucce con la sua naturalezza di vecchia ancora giovane: al ragazzol anche pies mengaloli, al manierà dal destrotto dal buter fin calcampa.
e cioè al bambino l'olio non piace, il suo destino è nel burro o nello strutto, condannandomi così a un colesterolo fuori controllo, ma anche alla certezza che a tavola e nella vita in genere il piacere è tutto. Grazie. Grazie anche ad Alberto Bertoni e visto che non dobbiamo superare l'orario di apertura della biblioteca e del palazzo, do subito la parola a Giacomo Manzoli. Grazie, grazie Fabrizio per avermi dato l'opportunità di essere qui. E grazie a te e naturalmente a Michele Grasso per aver curato questo volume che effettivamente è interessantissimo, come avrete già ampiamente intuito dai brillanti interventi che mi hanno preceduto, che hanno posto insomma con leggerezza ma come si proponevano con profondità una serie di questioni che sono questioni serie, importanti, significative. Mentre Montanari parlava mi veniva in mente, io mi occupo di cinema, che il cinema è un posto dove è piacevolissimo mangiare ma si detesta che gli altri mangino, no? Io come tutti amo mangiare al cinema ma allo stesso tempo odio che quelli intorno a me mangino, quindi una posizione assolutamente squilibrata. E d'altra parte, se c'è una cosa che accomuna tutti gli interventi che sono in questo libro, proprio in quanto interventi innanzitutto sulle arti, no, le arti e il cibo, è l'assenza di quell'elemento che nel cibo è assolutamente determinante, cioè il gusto, no? Parliamo di oggetti nei quali il cibo, ovvero il suo elemento fondamentale che è quello del gusto, è sostanzialmente sublimato, viene evocato attraverso i linguaggi specifici delle varie arti, ma è assente. La vecchia citazione di Roland Barthes, l'immagine, ciò da cui sono escluso, no? Quando mi trovo di fronte a una rappresentazione del cibo nelle arti, il cibo è assente, il convitato di pietra. Seguendo il filo insomma di questo ragionamento, poi su Roland Barthes torneremo fra poco perché lo cita giustamente anche Cristina Bragaglia, sul cui saggio volevo tornare, ma naturalmente per illustrare i vari interventi di mia competenza, diciamo così, che sono più vicini alle mie competenze presenti in questo volume, non posso che partire naturalmente da quello di una nostra collega, nel senso che è una docente del Dipartimento delle Arti, in cui siamo Fabrizio ed io, Veronica Innocenti, che ha dedicato il suo saggio alle cucine da incubo, o meglio all'incubo della cucina che ormai è rappresentato dagli schermi televisivi contemporanei, nel senso che non si può accendere la televisione senza trovarci qualcuno che sta cucinando. È una storia vecchia, la Innocenti ricorda giustamente con tenerezza il primo programma televisivo della RAI, che era un programma di Mario Soldati dal titolo meravigliosamente referenziale, perché si intitolava Viaggio lungo la Valle del Po alla ricerca dei cibi genuini. Questa cosa del cibo genuino insomma veramente mi fa commuovere quasi, no? L'idea che si possa fare semplicemente riferimento non a tutte quelle sovrastrutture che poi con le quali abbiamo giustamente imparato a familiarizzare da Slow Food in poi, ma semplicemente c'è un cibo genuino e c'è un cibo non genuino, molto molto semplicemente, appunto. E poi negli anni 70 uno dei programmi di punta della RAI dell'epoca, A tavola alle 7 con Luigi Veronelli, saccentissimo, mi sono rivisto un paio di momenti della trasmissione, che veniva compensato da Ave Ninchi, che lo riportava sul pianeta Terra con straordinaria efficacia. Era una RAI che aveva come compito istituzionale, lo ricorda appunto la Innocenti, educare, informare, intrattenere,
no, l'informazione su che cosa sono i cibi, da dove vengono, come vanno trattati, una educazione alimentare attraverso queste trasmissioni e intrattenere, che è evidentemente la dimensione che progressivamente ha preso piede ed è alla base della stragrande maggioranza dei cosiddetti cooking shows, cioè gli show televisivi dedicati al cibo e alla cucina, che dominano sugli schermi attuali e che hanno determinato anche questi fenomeni di divismo a tratti vagamente surreale ai quali faceva riferimento anche Alberto Bertoni un attimo fa. Ce ne sono centinaia di queste trasmissioni, lo sapete tutti, da quelle celeberrime, appunto Masterchef, Cucine da incubo, I menù di Benedetta, La prova del cuoco, eccetera eccetera, ma ce ne sono alcuni assolutamente incredibili, da Unti e Bisunti, no? Il cibo più malsano che si possa immaginare in giro per l'Italia, fino alla ricerca delle cucine più disgustose, così vengono nominate, e poi insomma c'è un canale tematico interamente dedicato, che è quello del gambero rosso, e così via. È facile fare dell'ironia, ma evidentemente ci sono una serie di elementi tecnici relativi ai generi, ai formati. Quello della televisione dedicata alla cucina è un segmento di un genere televisivo più ampio, che è quello cosiddetto lifestyle TV, cioè la televisione dedicata agli stili di vita. Educare e intrattenere, come si deve vivere, come ci si deve rapportare ai vari aspetti della vita quotidiana, come ci si deve vestire, come si deve organizzare un matrimonio e naturalmente come si deve cucinare, come si deve mangiare. Tutto questo apparentemente con un atteggiamento molto accondiscendente. Lo spettatore dovrebbe essere anche parte del programma, contribuire in maniera sostanziale a creare questa televisione, ma in realtà la spontaneità di questi programmi è fortemente contraddetta da tutto ciò che sappiamo delle pratiche di produzione televisiva. Sono i programmi, la maggior parte di questi sono fra i programmi più scritti in assoluto, hanno degli sceneggiatori, hanno delle persone che concepiscono il format, la cosiddetta Bibbia, li sviluppano naturalmente a partire dalle persone in carne e ossa, ma che vengono continuamente gestite e manovrate come dei burattini, dei veri e propri burattini, delle forme particolari, molto postmoderne, di pupazzi teatrali a fini televisivi. E naturalmente anche tutto questo insomma veicola una serie di significati culturali, ideologici, modelli anche di relazione fra persone, generi, culture e così via, nel segno di che cosa? Dell'elemento che sta alla base di tutto questo, che è un elemento, lo dico senza nessun pregiudizio e senza nessuna nessuna voglia di criticare il dato in quanto tale, cioè il motore di tutta questa produzione televisiva è la pubblicità, il cosiddetto product placement. Quando noi leggiamo il programma contiene prodotti inseriti a fini commerciali o formule analoghe, è questo l'elemento di partenza. Ed è bene ricordarlo, perché insomma tutto quello che filtra attraverso questi programmi in fondo ha uno scopo, che è uno scopo commerciale. Ripeto, non è qualcosa di disdicevole, ma è qualcosa che è bene sapere ed è bene ricordare costantemente. Il saggio di Cristina Bragaglia è un saggio che ho amato moltissimo, veramente mi trovo come Woody Allen, Io e Annie, quando incontra Marshall McLuhan, no? Sogna che Marshall McLuhan sia presente, cioè parlare di un saggio davanti all'autore è sempre pericolosissimo, perché l'autrice in questo caso potrebbe fatalmente contraddirmi, ma mi limito a dire due cose. È un saggio dedicato appunto in particolare alle fotografie nelle pagine dedicate alla cucina di una serie di riviste popolari, parte da riviste come Elle, Marie Claire, e poi si occupa
delle fotografie di cibo in riviste come Grazia, Amica e soprattutto quella che confessa di aver letto fin da ragazzina, una rivista che si chiamava Arianna, e quindi c'è una dimensione anche autobiografica molto, molto coinvolgente, molto, molto bella in questo saggio, ma c'è anche una capacità di cogliere due aspetti fondamentali. Da un lato smontare quello che è stato a lungo un pregiudizio, no? Uno dei punti di partenza, delle idee da cui è nato questo saggio sono i miti d'oggi di Roland Barthes che evocavamo un attimo fa. Roland Barthes, insomma, le foto di cucina nel loro realismo e nella loro apparente naturalezza le decostruisce e le smonta come esempi di gusto piccolo borghese, e Cristina dice era l'accusa peggiore che si potesse fare a un prodotto culturale, una cosa piccolo borghese. Invece in queste riviste, in parte piccolo borghese, Arianna è un discorso un po' diverso, insomma attraverso le foto del cibo ci racconta come cambia e come si trasforma in profondità l'Italia del miracolo economico, il gusto del cibo attraverso la sua rappresentazione fotografica all'interno di riviste popolari e i discorsi che girano attorno, no? Questi, perché poi sono riviste femminili, quindi anche una storia dell'emancipazione femminile attraverso della, insomma, parziale, ahimè, ma comunque emancipazione femminile, visto il punto di partenza, attraverso un elemento così marginale in teoria come queste foto di cucina sulle riviste popolari, è veramente un'operazione raffinatissima e molto intelligente che Cristina ha compiuto, e veramente mi sento di consigliarvelo da ogni punto di vista senza dirne altro. Poi se vorrai, Cristina, insomma, puoi intervenire. Solo due parole rispetto a un altro saggio così di una collega, sempre del mio dipartimento, amica, che è Elena Cervellati. Prima si parlava della relazione fisiologicamente corporale, fisica, che si ha con il cibo. Elena Cervellati è una studiosa di danza e nel suo saggio fa una bellissima ricognizione del rapporto estremamente articolato che una serie di artisti contemporanei hanno dimostrato di avere con il cibo e la cultura culinaria, portandola all'interno di loro spettacoli e utilizzando il cibo come metafora, in certi casi metafora politica, metafora ideologica e così via. Ma i casi più interessanti, troverete insomma una lunga ricognizione che non è il caso qui di riassumere all'interno del saggio di Elena Cervellati, su alcuni spettacoli, alcune performance veramente molto belle e molto interessanti, in cui è proprio la dimensione fisica, semplicemente la dimensione fisica e spettacolare in senso teatrale del cibo che viene chiamata in causa, e quindi il danzatore si cimenta con il food, appunto, in questo senso, producendo degli effetti a tratti straordinariamente spettacolari. E se c'è un motivo per cui, fra gli altri, ce ne sono molti, ma chiuderei con questo riferimento, se c'è un motivo per cui vale la pena che facciate il terzo volume della serie sulle arti e il cibo, sarebbe proprio quello di costringere Elena, date le sue competenze nella storia, teoria, sui linguaggi coreutici in generale, a analizzare le performance veramente coreutiche e comunque teatrali dei cuochi, sia a livello televisivo, ma soprattutto una cosa che mi affascina e che è il segno del cambiamento contemporaneo: la cucina a vista. C'è anche un saggio di un'altra nostra collega
Anna Rosellini, dedicato alle cantine, no? È una storica dell'architettura, al nuovo design delle cantine contemporanee. La grande innovazione della ristorazione, ormai in America è diventata addirittura un'ossessione, quella delle cucine a vista, per poter soprattutto ammirare le performance di coloro che stanno cucinando in quel momento. Mi piacerebbe veramente che una studiosa di danza riuscisse ad analizzare appunto questo elemento spettacolare, che rientra in uno di quei fattori che rendono il cibo ancora più godibile e che solleticano, no, l'attesa. C'è un altro saggio molto bello dedicato ai menù artistici, un elemento paratestuale che deve suscitare e sollevare accrescere ulteriormente nell'attesa il desiderio del cibo. Ecco, questo della performance sicuramente rientra in questi fattori paratestuali prima di una cena. Mi fermerei qui anch'io, poi insomma se ci sono domande e interventi ne parleremo volentieri. Grazie Giacomo, allora passo subito parola a Michele Grasso che ci racconterà un po' di cose invece sui testi che si occupano più specificamente delle arti visive, diciamo, tradizionali. Sì, ecco, grazie Fabrizio, buonasera a tutti. Sì, diciamo che io sono chiamato a dar conto dei contributi relativi alle contributi storico-artistici più tradizionalmente legati alle arti visive, quindi quelle che a grandi linee potremmo definire architettura, pittura e scultura, ma anche, diciamo, tutti i linguaggi della contemporaneità. Sono tanti, sono molto variegati, quindi è molto complesso poterne trattare in un discorso unico. Cercherò di dar conto di ognuno e di spendere qualche parola per ciascuno. Il volume apre con il primo contributo di Daniele Guernelli, Attese ornate, che il professor Mangioli ha già parzialmente introdotto, che si occupa di un argomento estremamente particolare e di nicchia, cioè la decorazione dei menu, cioè delle carte con l'elenco degli alimenti che vengono serviti ai pasti tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Stiamo parlando di menù relativi naturalmente a pasti memorabili, quindi legati anche a un ambiente nobiliare, cortigiano, di quello che era la situazione politica europea tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX. Guernelli analizza due aspetti fondamentali. Da una parte propone proprio un'analisi storico-artistica di queste decorazioni, di questi menù, che rimontano all'epoca dei libri decorati di epoca medievale e rinascimentale. C'è un duplice aspetto per cui queste carte delle vivande rimontano a quei linguaggi artistici. Uno possiamo definirlo prettamente materico, cioè un foglio decorato, le pagine degli antichi libri venivano decorate tanto quanto i fogli dei menù. Tuttavia c'è anche un altro aspetto più sociale e politico, cioè ci troviamo in un momento storico dove i linguaggi artistici vertono verso interpretazioni di revival medievaleggiante. Bologna ne è un esempio, molti portici che noi attraversiamo con questo aspetto medievaleggiante non sono altro che il prodotto della fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, contestualizzati con questi menù, di questi pasti memorabili in questi ambienti nobiliari, sono anche uno strumento di ricerca di un'identità culturale nazionale che in quel preciso momento storico montava negli stati europei e che poi, diciamo, raggiungerà un picco, un vertice di nazionalismo che condurrà, come sappiamo bene, alla Grande Guerra. Questo approccio è molto interessante perché noi parliamo di strumenti legati all'alimentazione, ma che curiosamente non hanno niente a che vedere all'interno di queste decorazioni formalmente
di argomenti di cibo o alimentazione. Il cibo non è mai riprodotto su questi menu, tuttavia noi percepiamo, diciamo, il forte legame che c'è tra questi fogli decorati e l'atto dell'alimentazione, tanto quanto lo riscontriamo nel testo di Anna Rosellini, titolato Le cantine vinicole d'autore. In questo caso, anche qui, una studiosa analizza 40 anni di progetti architettonici per l'edificazione di cantine vinicole, per cui edifici vincolati a precisi scopi funzionali, ma che dal 1976, cioè da quando scoppiò la moda, diciamolo, del vino, dell'ottimo vino californiano, moltissimi architetti, moltissimi archistar, per citarne qualcuno, Herzog o Renzo Piano, iniziarono a interessarsi alla produzione e al design di questi edifici. È molto interessante notare come nella campionatura che ci viene offerta da Anna Rosellini, gli architetti interpretino il design, l'aspetto estetico di questi edifici in maniera molto differente. C'è chi rimonta a un paesaggio antropico, quindi agli edifici tipici delle zone geografiche dove vengono costruite queste cantine. In altri casi, e questo è più il caso forse in ambito californiano, a farla da padrone è l'ispirazione del paesaggio geografico. E qui poi si entra anche in un discorso di dialogo con la land art che alcuni decenni prima si era sviluppata proprio negli Stati Uniti. Di argomento tutt'altro differente si occupano invece i saggi di Luca Capriotti e di Martin Julien. Entrambi trattano argomenti legati all'arte medievale, in particolare ai cicli scultorei presenti all'esterno dei luoghi di culto in Europa, che tipicamente diffondevano delle serie di dette dei mesi o dei mestieri, cioè la rappresentazione dell'attività umana nella ciclicità dell'anno, per questo dei mesi, con attività lavorative, per questo dei mestieri, che però sono attività lavorative che nella stragrande maggioranza dei casi sono legati alla produzione alimentare. I due autori tuttavia si approcciano a questo aspetto in maniera molto differente. Capriotti propone una lettura di questo argomento, che di per sé è un argomento assai studiato e assai analizzato, sotto un profilo comunque più specifico, cioè il rapporto di queste opere scultoree in ambito centro italiano lungo le vie pellegrinali. Questo perché? Perché il molto importante diventa la relazione che c'era tra i pellegrini, l'alimentazione dei pellegrini, quindi un'alimentazione specifica di chi doveva spostarsi e rimanere in viaggio a lungo tempo, e quanto questi linguaggi artistici comunicassero col pellegrino anche di differenti estrazioni sociali, e quindi anche con differenti abitudini alimentari, e quindi anche con differenti modalità di interpretare le immagini che venivano proposte all'esterno dei luoghi di culto. Martin Julien invece analizza in ambito francese gli stessi cicli, ma riflettendo di più su quello che è il rapporto tra l'alimentazione fisica e la riproduzione della matricità degli alimenti e le immagini della produzione alimentare, e quello che invece sono le conseguenze a livello iconografico e quindi anche l'interpretazione, come scrive lei, spirituale di questi lavori e dei prodotti alimentari che ne derivano. Rimanendo sempre in ambito medievale, un aspetto molto curioso che a me ha appassionato molto alla lettura è quello di una caratteristica dell'economia medievale sul cibo che non sempre nel nostro immaginario occupa posti, diciamo, di primo ordine, cioè il trasporto del cibo anche all'interno di lunghi tragitti, il trasporto del cibo in Europa, dall'Africa e dall'Asia.
Daniele Ognibene analizza attraverso dei documenti risalenti alla fine del XIV secolo quelle che erano le tratte delle derrate alimentari, in particolare in Italia, in particolare nell'area toscana ed emiliana, per comprendere meglio l'economia, lo spostarsi, la richiesta, quali cibi si muovevano di più, per quale motivo, facendo anche una acuta analisi economica su questi argomenti. Pur essendo questo uno studio squisitamente storico, ogni bene deve dar conto anche della propria formazione storico-artistica, che invece risulta un'arma molto utile per approfondire ulteriormente questi aspetti. Attraverso documenti visivi, quindi sostanzialmente attraverso opere d'arte o comunque riproduzioni visive della realtà, ma interpretando debitamente le iconografie proposte, proprio per evitare scivoloni interpretativi e quindi farsi fuorviare da certe letture errate, è in grado di andare oltre proponendo ulteriori risultati, ulteriori analisi e soprattutto fornendo elementi che arricchiscono in questo caso la prova, che arricchiscono anche un'analisi non prettamente storico-artistica ma bensì storico-economica. Infine, poi tra l'altro deve essere anche l'ultimo saggio, il penultimo del libro, quindi concludiamo anche in armonia con l'ordine dei testi, Pasquale Fameli si distanzia un attimo dal ruolo dello storico dell'arte proponendo un'analisi a mio avviso molto importante, cioè uscendo un attimo dalla sfera scientifica si interroga su quelle che sono le questioni invece divulgative, cioè come far giungere a odio il termine, però così ci capiamo velocemente, far giungere al grande pubblico i risultati della ricerca scientifica. Chiaramente le mostre, le esposizioni d'arte sono lo strumento privilegiato e Pasquale si sofferma in particolare alla, anche perché veniva gioco facile considerando che il convegno era del 2016, quindi uscivamo dall'anno di Expo, alle mostre di arte, in particolare contemporanea, patrocinate dall'evento Expo 2015. L'analisi di queste mostre d'argomento storico-artistico in relazione all'alimentazione hanno fatto emergere moltissime problematiche, moltissime incomprensioni, moltissime criticità che Fameli individua molto bene e che ci fa un attimo riflettere su quale è veramente il ruolo dello studioso quando comunica con l'esterno in qualche modo. E in tal caso si nota immediatamente che quello che viene prodotto all'interno di questi percorsi espositivi molto spesso sono risultati assai fuorvianti e molto poco aderenti a una riflessione utile, necessaria e fruttuosa per comunicare con, ripeto, purtroppo il grande pubblico. Queste sono le... Ho concluso, abbiamo esaurito le citazioni di tutti gli interventi contenuti nel libro e ridò la parola a Fabrizio per chiudere questo incontro. Dunque, io la riprendo per due motivi. Il primo è che volevo dire due parole su alcuni testi che non sono stati citati, ma per un motivo preciso. Oltre alla pagina deliziosa di Gianmario Anselmi che citava Alberto Bertoni, ce ne sono altre due, perché nel volume, come già nel primo, sono incluse delle brevi presentazioni, ma molto succose, di quelli che nelle tre sessioni del convegno hanno avuto il ruolo di chairman, anzi come si dice, di chairperson. Quindi ci sono anche due note di Maria Giuseppina Muzzarelli,
storica medievista del DISCI, dell'Università di Bologna, e di Dario Giuliano, studioso di estetica dell'Accademia di Belle Arti di Napoli. Poi non abbiamo ricordato due saggi molto belli, molto importanti, secondo me, uno per questioni di autoreferenzialità, perché l'ha scritto Michele, e quindi come Pasquale Fameli si è interrogato soprattutto sulla base appunto di questa profluvie di manifestazioni espositive legate a Expo 2015 sull'arte contemporanea, Michele ha fatto lo stesso per quanto riguarda diciamo le mostre che pure ci sono state, anche se quantitativamente e forse vorrei dire anche qualitativamente meno rilevanti, in occasione appunto di Expo 2015, sulla storia dell'arte medievale e moderna, quindi una serie di considerazioni, di osservazioni, di riflessioni proprio legati alla tematica non solo della produzione artistica legata in un qualche modo al cibo, che spesso viene banalizzata per l'arte medievale moderna al mero livello iconografico. Una mostra sul vino è una mostra di quadri con scene di vendemmia o di quadri con coltivazioni di vite, cosa che insomma è un pochino riduttivo, dando appunto un'idea molto precisa di quella che è stata questa specie di sovraesposizione mediatica che abbiamo avuto un paio di anni fa. E l'ultimo saggio, invece, non era stato citato per motivi, diciamo, di merito metodologico, perché non c'era spazio, ahimè, per un musicologo, ma ricordiamo anche il saggio pieno di filologia e di acribia di Reto Müller, della Deutsche Rossini Gesellschaft, uno studioso svizzero che ha appunto dato un bellissimo saggio di filologia testuale applicata al contesto musicale, elencando, raccontando e descrivendo tutte le occorrenze di cibi e di bevande nel corpus molto ampio delle opere del grande compositore pesarese, che peraltro, come ben sa Massimo, è legato molto direttamente al cibo anche dal punto di vista, come dire, della esperienzialità personale, e tanto da aver dato il nome anche a una serie di piatti. Questo è quello che contiene il libro, che se siete interessati potete recuperare qui fuori nel banchetto. Io vorrei fare solo due o tre considerazioni molto, molto brevi, anche perché il tempo stringe, la struttura chiude e voi immagino sarete anche stanchi. Spero non troppo annoiati. Allora, la prima questione è questa. Io vorrei insistere sul discorso che faceva prima Massimo, e cioè l'idea del discorso sul cibo, del discorso culturale sul cibo è estremamente complicato. C'è chi ha scritto un libro molto bello, tra l'altro, su quando il cibo e quando la cucina diventa arte. Nicola Perullo dell'Università di Scienze Gastronomiche. Che tipo di strumenti metodologici noi abbiamo per agguantare un po' lo specifico gastronomico e alimentare, ma anche metterlo appunto in rapporto con le altre realtà che forse noi conosciamo più direttamente. C'è ancora, questo è quello che vorrei dire, molto, molto da fare, molto da lavorare. La seconda brevissima considerazione, quindi per finire, la minacciata terza edizione può darsi anche che salti fuori. E, seconda considerazione, purtroppo lo devo dire, come dire, per motivi personali l'ho anche subita, in molti contesti accademici questo discorso che oggi noi abbiamo cercato di portare alla vostra attenzione viene ancora considerato una specie di bel giochino, un sovrappiù di interesse nei confronti di un qualcosa che poi tutto sommato non ha una dignità intellettuale particolarmente alta. È chiaro che uno storico del cinema non può basare tutte le sue letture filmiche sul tema alimentare, come non lo può fare lo storico dell'arte medievale o lo storico dell'arte contemporanea, però io credo che ci sono
talmente tante interrelazioni. Michele citava quella iconografica, no? Quindi come nei mesi medievali noi registriamo l'avvento di nuove culture o l'avvento di nuovi strumenti che vengono registrati con tutta una serie di filtri artistici all'interno dell'opera d'arte. Ci sono tantissime altre situazioni che hanno a che fare anche con i materiali, con l'elaborazione di materiali. Giacomo Manzoli sollecitava un intervento sulla coreografia delle brigate alimentari e a me è venuto in mente immediatamente quella sequenza deliziosa di Ratatouille che tutti voi conoscete, dove si assiste appunto a questa sorta di danza nel disegno animato della Pixar, di tutti questi che si affannano ma seguendo una logica estetica oltre che logistica, che è molto interessante e che da storico dell'arte non posso non paragonare ad una performance che vidi qualche anno fa, anche se era già molto anziano, che fece Dario Fo in Palazzo Comunale a Bologna, quando presentando il suo libro su Giotto danzò quelli che dovevano essere i movimenti delle numerosissime maestranze che circondavano il capomastro Giotto nel cantiere di Assisi o negli altri cantieri pittorici. Questa idea della brigata, della crew, della compartecipazione, della sovrapposizione di intervento e della necessità di coordinarlo sono un qualcosa, per esempio, Massimo, che mette molto direttamente insieme l'entità produttiva alimentare con l'entità produttiva pittorica o comunque di produzione artistica. Questo è quello che volevo dire. Io spero che il discorso non sia stato troppo pesante. Se lo è stato, non lo voleva essere. Ringrazio tutti i partecipanti, devo dire anche gli interisti, questo io non lo sapevo, altrimenti forse avrei proceduto ad altre scelte, sto scherzando ovviamente, ma io sono milanista e dunque direi che possiamo chiudere qui, anche perché l'orario è quello ormai delegato alla chiusura, e quindi ringrazio il mio co-curatore del convegno e del volume degli atti, Michele Grasso, e ringrazio soprattutto Massimo Montanari per averci regalato la sua partecipazione con una introduzione veramente deliziosa. Ringrazio Alberto Bertoni e Giacomo Manzoli che ci hanno raccontato ciascuno dal proprio punto di vista appunto alcuni casi contenuti nel volume che andiamo a presentare oggi, volume che vi ricordo è edito dalla Bologna University Press, e quindi oltre che nel banchetto qui, se non lo volete prendere oggi lo potete recuperare con grande facilità, perché si tratta di una casa editrice appunto con sede a Bologna. Io credo di dover solo di nuovo ringraziare l'Archiginnasio per l'ospitalità, e vi ringrazio tutti, vi auguro un buon proseguimento di pomeriggio e una buona serata, ovviamente spero a tema alimentare, dato l'argomento della chiacchierata di oggi. Gnocchi.